l'ultima ala classica del calcio italiano, probabilmente la più grande di tutte. Le caratteristiche fisiche e la vicinanza ad Anzio, luogo dello sbarco americano, da bambino lo avvicinano al baseball, sport molto praticato dalle sue parti. Promette di diventare un campione, ma il rifiuto del padre all'idea del trasferimento negli Stati Uniti lo spinge verso il calcio, per fortuna. Bruno Conti si distingue per l'interpretazione originale del ruolo. Certo, tutti ricordiamo i dribbling ubriacanti, il gioco tipicamente brasiliano, il modo con cui ridicolizza l'avversario con le sue beffarde finte di corpo. Ma ugualmente importante è la capacità di toccare il pallone con entrambi i piedi, che lo rende utilizzabile in entrambe le fasce. Senza dimenticare l'abilità nei movimenti senza palla, che gli consentono di smarcarsi con disarmante facilità. Il gruppo azzurro lo accoglie per la prima volta in una gara contro il Lussemburgo nell'80, giusto in tempo per convincere Berzot a puntare su di lui per i mondiali di Spagna. Sarà una scelta fortunatissima. Conti viene eletto miglior giocatore del mondiale, tanto grande da essere definito Marazzico, una mirabile sintesi tra il fuoriclasse argentino e quello brasiliano. Fa ancora in tempo, come molti campioni del mondo, a disputare i mondiali dell'86, prima di lasciare con l'avvento di Vicini.